interessa è che parlando delle uova io non toccherò l'argomento dei valori nutrizionali, ma bensì solo della produzione e delle uova che possiamo acquistare. Seconda premessa doverosa, le informazioni sono prese da una dispensa di un corso di cucina professionale che avevo fatto e da svariati siti come Essere Animali e Animal Equality che sono completamente verificati. Infine, dico anche che non metterò nessuna foto di allevamenti, eccetera. Se siete interessati, le potete cercare facilmente, ma io sono contraria alla diffusione di immagini molto scioccanti e cruente. Domanda da cui partire: come faccio a sapere che tipo di uovo sto comprando? Dunque, è molto semplice perché dal 2014 c'è una norma che obbliga i produttori di uova a stampare un codicino sul guscio delle uova. Provo a spiegarvi con un foglio che ho disegnato io come si legge questo codice. La cosa che ci interessa capire di più è sicuramente il primo numero, cioè quello che indica il tipo di allevamento, vale a dire quali sono le regole che segue l'allevatore per allevare le galline e fargli fare le uova. Sono molto diverse tra loro. Partiamo dal numero più basso. Il numero più basso è lo 0 e indica l'allevamento di tipo biologico. Questo significa che il pollaio deve avere determinate caratteristiche, ovvero avere dei piccoli stagni, deve esserci la presenza anche dei galli, il mangime è di esclusiva provenienza biologica e non possono essere usate sostanze per stimolare la crescita o la produzione. Quindi un allevamento che segue un pochino di più il ciclo di vita naturale degli animali. Il numero 1 invece indica l'allevamento all'aperto, significa che le galline passeranno un po' di tempo all'aria aperta e un po' di tempo, diciamo, al chiuso. Non è detto che questo non sia intensivo, è semplicemente che una parte della giornata le galline vengono esposte all'aperto. Numero 2 invece indica l'allevamento a terra, vale a dire che non è detto che le galline siano impilate in una gabbia una sull'altra. Questo significa meno intensivo? No, è una caratteristica. Normalmente sono galline chiuse in dei capannoni, però a terra. Poi ci sono le uova di tipo 3, che sono quelle veramente peggiori, perché sono gli allevamenti in batteria o in gabbia. Questo che significa che le galline vengono impilate in gabbie di fil di ferro una sopra l'altra e vengono tenute accese in dei capannoni le luci giorno e notte per fingere, diciamo, un eterno giorno in cui le galline, seguendo il ritmo in qualche maniera del sole, producano molto di più. E questo è l'allevamento intensivo peggiore che c'è. Di quello che abbiamo visto fino adesso, consideriamo che le sostanze stimolanti per la crescita e la produzione sono vietate solo negli allevamenti biologici, quindi in tutti gli altri le galline possono essere imbottite di farmaci, diciamo. Si staranno pensando, ma sì, ma saranno gli americani che mangiano queste uova super pompate, no? Noi siamo italiani, siamo attenti alla qualità, è vero? Mica tanto, il 60% degli allevamenti italiani sono in batteria, solo il 5% è biologico. Di cosa parliamo poi concretamente quando parliamo di allevamenti intensivi al di là della gabbia? Ok, che significa? Significa che una gallina ha a disposizione all'incirca un foglio A4 per nascere, crescere e morire, un foglio A4. Quindi ha a disposizione, diciamo, quelli che sono 600 centimetri quadrati. Ah, Madonna, ma sembrano tantissimi, la gallina è piccola. Ecco, solo per girarsi senza aprire le ali gliene servirebbero 1200, il doppio, per aprire le ali il triplo. Nonostante ci siano delle normative anche per gli allevamenti che non sono solo di tipo 3, spesso e volentieri è stato dimostrato che le norme non sono rispettate. Questo significa che noi abbiamo per un metro quadro 13 galline negli allevamenti tipo 3, 9 per gli allevamenti di tipo 1 e 2, quindi insomma non è che sia proprio tanto meglio. 9 galline in un metro quadro non si girano tutta la vita. Spero di non annoiarvi con tutti questi numeri, ma penso che siano l'unico strumento efficace per capire poi in concreto di che cosa stiamo parlando, che non è una fissa degli animalisti, no? Ma è proprio una tortura sugli animali istituzionalizzata, della quale poi noi ci prendiamo il prodotto. Ma domandiamoci pure, ma qual è la qualità del prodotto ottenuto da un metodo di produzione di questo tipo? Prima di concludere questo discorso vorrei anche soffermarmi un secondo sulle categorie della qualità delle uova che si dividono in A e B. Le uova di categoria A sono quelle cosiddette fresche o da tavola, sono le uova che si comprano normalmente al supermercato e rispettano determinati criteri di freschezza, vale a dire che ad esempio non sono state lavate, non sono state refrigerate, non hanno subito trattamenti per allungarne la conservazione e poi possono anche essere extra, se sono ancora migliori, se sono nei primi 9 giorni dalla deposizione.
Poi ci sono le uova di categoria B, che riassumerei con brutta, significa che non avevano il guscio integro, non è detto che l'albume fosse limpido, sono state trattate per conservarle e per capirci quali sono quelle dei brick di albumi, i brick di Rossi, ci si fanno i preparati, vengono utilizzate per l'industria e sono ovviamente uova di bassissima qualità, gli scarti degli scarti. Adesso giuro che concludo. Di che numeri parliamo in Italia? In Italia ci sono oltre 37 milioni di galline allevate che producono oltre 1 miliardo di uova l'anno. Questo che cosa significa in soldoni? Che una gallina d'allevamento produce 300 uova l'anno, mentre in natura ne produrrebbe meno di 100. È uno spunto su cui riflettere la prossima volta che acquisteremo delle uova. Forzare la produzione in questo modo significa accorciare la vita della gallina da 8 anni, vita naturale, a 1 anno e mezzo, 1 anno e 8 mesi, vita in allevamento. Che prodotto pretendiamo di mangiare da una roba del genere? Queste sono informazioni molto semplici da reperire, ma che magari uno non aveva avuto il tempo o la curiosità di andarsi a cercare. E perché le ho condivise? Perché penso che possano aiutare a dire: vabbè, ma stavolta i biscotti li faccio senza uova, o un ciambellone, stavolta lo faccio senza uova. E ci fanno anche pensare a qual è la qualità del cibo che ingeriamo e se ne vale la pena. Ho finito il pippone sulle uova, spero che possa essere interessante. Lascio un box così mi dite che ne pensate, se avete altre curiosità o insomma se avete pensato, se queste cose le sapevate, insomma, come pare. Allora, la risposta in linea di principio è sì, ma non è così semplice perché ci sono numerosissime inchieste, tipo quella di Essere Animali o quelle di Report, che dimostrano che grandi marchi che producono sia bio sia non bio non rispettano le regole. Quindi ti direi ni, perché come sempre non ci sono soluzioni semplici per problemi complessi. Ti direi al posto di guardare al supermercato solo quelle con lo zero, cerca piccoli produttori locali, contadini, gruppi di acquisto solidale, cascine e fattorie di cui puoi verificare direttamente tu. La soluzione semplice che io ho trovato per me è stato smettere di mangiarle. Non, nessuno è obbligato a smettere di mangiare le uova, però magari riflettere su quanto si può concretamente ridurre il consumo, beh, questo è necessario forse. Grazie mille, approfitto di questo messaggio per ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti perché per me è una grande soddisfazione, ero molto timorosa di poter annoiare, invece a quanto pare sono state storie informative, quindi grazie mille. Se vi interessano altri argomenti, ditemi. Condivido di seguito un po' di messaggi che mi sono arrivati di risposta alle mie storie. Sono molto contenta di aver creato un po' di consapevolezza in alcune persone che non conoscevano l'argomento, soprattutto perché innanzitutto non c'è bisogno di mostrare polli squartati per appunto creare un po' di coscienza o consapevolezza negli altri. E poi anche perché ci aiuta a riflettere sul fatto che un'alimentazione qualitativamente sana va al di là del conteggio delle calorie, ma passa ovviamente per una visione ecologista e soprattutto per la conoscenza dei prodotti che ci infiliamo in bocca e dei produttori a cui diamo i nostri soldi, frutti del nostro lavoro.